Non lo sgarbo, ma insomma l'ha presentata in anteprima a Villa Sole,
siete voi a punirlo perché è andato prima della comunità vicina, ma come dicono i famosi sacerdoti, nessuno è un profeta in casa propria. Però l'ultima conversazione delle dieci la dedicheremo proprio all'altro libro, in realtà cioè al libro di Gian Paolo Sarcio. Quindi saranno praticamente 2 mesi intensissimi di lezioni di storia, di incontri, di domande che potrete fare. Quindi fra una settimana verrà da una brava studiosa di storia e di storia delle idee che si chiama Federica Falchi, che insegna anche lì alla Facoltà di Scienze Politiche, dove insegnava il nostro amato professor Vito Ruo, a cui è dedicato questo ciclo di lezioni. Quindi Federica Falchi presenta l'apostolo del Risorgimento, che era Giuseppe Mazzini, che è una figura complessa da ricordare perché non era soltanto un uomo d'azione, anzi, se vi ricorderete, per chi, come dire, ha più di 20 anni, polemiche di 30 anni fa, quando Craxi diceva, ma ricordatevi che anche lui era stato un terrorista, in realtà sì, usava anche il pugnale, ma Mazzini era anche un grande studioso, che si occupò varie volte, tra l'altro, di storia della Sardegna, e di Sardegna pubblicava articoli che andavano letti non solo in tutta Italia ma anche in mezzo Europa, perché come voi sapete Mazzini una buona parte della sua vita la passò da Esule a Londra, allora si andava scappando da Londra, non come prima o come adesso. Poi la terza conversazione è dedicata a Terra, potere e risorgimento nel Medio Campidano, l'autore è un giovane studioso di Sardegna, Roberto Imba, tra l'altro introdotto da Irene Fabio, mentre Mazzini e la Falchi sono introdotti da Riccardo Busso. Quindi dicevo, Roberto Imba sta studiando come si crearono le grandi proprietà terriere, le nuove proprietà terriere dell'Ottocento nel Campidano, e quindi anche i paesi limitrofi a Unatis, sono ricerche molto lunghe perché non è che si va a intervistare con i conti del Conte Orru o degli anni, bisogna andare in archivio e controllare migliaia di documenti, esattamente quello che ha fatto l'amico studioso Walter Faggio, dove per andare a controllare quali erano le biblioteche della Sardegna, le grandi biblioteche, ha dovuto controllarsi migliaia di documenti, che sono lavori che comportano anni e anni di studio. Poi il quarto argomento che i sardi amano moltissimo, il mito di Leonardo da Forea nel Risorgimento, con Giorgia De Fraia, presentata da Valentina Falda. Leonardo da Forea, come voi sapete, era famosa non soltanto in Sardegna, si dice che Caterina di Russia, che era la zarina, cioè il capo dello Stato in Russia, e la tradizione russa prevede che il capo dello Stato abbia poteri ben diversi da quelli italiani. Immaginate, insomma, che donna di acciaio di tetra si dice che si ispirasse anche a Leonardo Corea. Quindi sicuramente è una conversazione interessante perché racconta anche come 150 anni fa i sardi avevano addirittura esagerato nell'amore per il proprio passato, e alcuni, un po' Lazzaroni, è un po' anche, come dire, interpretato il bisogno di storia della Sardegna, avevano falsificato forse su. Mi sentite fino all'ultimo? Io lo spero, se mi date il permesso. Si sente fino all'ultima fila? Vi dicevo che queste conversazioni ritornano tutte al Risorgimento, quindi qualcuno molto preparato potrebbe dire cosa c'entra Eleonora da Corea, che muore nel 1410 forse, con quello che è successo 150 anni fa. C'entra perché i sardi 150 anni fa, andando a unirsi non solo col Piemonte ma con Toscana, successivamente perfino Venezia, Roma, Napoli, Palermo, erano un po' a disagio, perché voi capite che la storia di Firenze, come dire, aveva una propaganda, uno spessore di lusso, chiamiamolo così, perché ogni popolo poi ha diritto alla sua storia, anche se non è mai stata raccontata per iscritto. Sono popoli africani che raccontavano la propria storia con delle poesie, delle fallace poetiche, tant'è che un'altra collana, con il conflitto di interessi, ma perdonate, una collana della nostra presentatrice, si chiama il griot. I griot erano gli storici africani. Questo vuol dire che ogni popolo
ha diritto ad una sua storia, e questa storia è dignitosissima, anche se non c'erano i medici o i biscotti, come poteva capitare a Firenze. Però questo lo diciamo noi oggi dopo 150 anni. 150 anni fa è chiaro che avere tra i propri signori di Milano o tra i granduchi di Toscana, i propri abiti, coloro che erano in grado di pagare le commesse a Leonardo da Vinci, significava, come dire, guardare quasi i sardi dall'alto in basso. Quindi i sardi che, quando all'intelligenza fossero inferiori, o alcuni di questi sardi, tra l'altro le loro stanze, organizzano queste false carte d'amore, cioè scrivono dei documenti falsi, che risulta che i sardi avevano avuto una storia bellissima, una parte delle quali era la resistenza di Leonardo da Morea ai catalano-aragonesi. Resistenza che c'è stata davvero, ma non è detto che tutti i pastori e gli agricoltori di 600 anni fa davvero avessero consapevolezza, come dire, che volevano un'indipendenza dei catalano-aragonesi o che potessero fare uno Stato di tutto proprio. Quindi sono temi molto belli. Prego. Vi dicevo di questo mito di Leonardo Arborea nel Risorgimento, quindi dovete pensare che nel Risorgimento alcuni grandi intellettuali sardi volevano il Risorgimento, ma non sotto i piemontesi. Per esempio il grande Giorgio Astruni diceva: anzi, andiamo ad unirci con il resto dell'Italia per diminuire il potere della classe dirigente piemontese, che non riesce a capire tutti i problemi della Sardegna. Credo che questa sarà un partner della conversazione di Mario Cortati di Walter Faglio. È un problema molto delicato, perché ancora in Sardegna tendiamo a dire tutto nero, tutto bianco, cioè arrivi i piemontesi ma hanno ragione, i sardi sono, come dire, erano poco istruiti o tendevano a non rispettare le leggi dello Stato, cose tutte vere, ma è vero anche che i piemontesi non avevano mai amministrato un'isola in pieno Mediterraneo, con malattie come la malaria, con attacchi dal mare e dal Nord Africa, e quindi non avevano esperienza come avevano invece gli spagnoli. E Mario Cortati, tra l'altro, è anche uno specialista di storia della Sardegna catalana e spagnola, perché ha dedicato alcuni anni di studio molto intensi ai feudi della Sardegna, e fondatari sono anche alcuni dei proprietari di queste bellissime biblioteche che vanno a fare da sempre. Quindi, come vedete, stiamo andando anche a toccare quasi dei pregiudizi sulla storia della Sardegna, cioè che tutto il bene fosse stato tutto il male piemontese, che tutte le classi dirigenti, cioè che tutti quelli che comandavano i contadini, i pastori, artigiani, fossero cattivi e ignoranti. Stasera, e naturalmente i relatori ci devono dare le prove, perché siamo, come dire, vendiamo dalle loro labbra, e quindi ci devono dire: abbiamo trovato i documenti che dimostrano che i feudatari erano, come oggi, diciamo, come ieri i deputati e i senatori. Lo diciamo oggi perché oggi è pericoloso parlare di rappresentanza parlamentare, ma ogni periodo storico c'è la classe dirigente, qualcuno dice che si limita. Quindi la conversazione successiva del 10 marzo, sono cadenzate le settimane, sarà condotta da Consuelo Costa, presentata da Sebastiano Feru. Sono tutti studiosi di documenti d'archivio, sono tutti studiosi di non solo di libri di storia, ma di ricerche che hanno condotto direttamente in archivio. E quindi Consuelo Costa parlerà delle radici dell'individualismo degli intellettuali dell'identità sarda, che appunto bisogna sapere che l'indipendentismo, cioè l'idea che la Sardegna possa rendersi indipendente da qualsiasi altro Stato, esisteva anche 600 anni fa con la Corea, in un modo completamente diverso, perché 600 anni fa la democrazia non esisteva, ma a metà dell'Ottocento, come vi ho detto, per esempio, un grande sardo come Giorgio Astruni sosteneva che se non si fosse riusciti a fare una unità d'Italia rispettosa delle singole regioni, la Sardegna aveva il diritto di autogovernarsi. Quindi sono temi che in realtà molti di voi scoprirete non sono nati 30 o 40 anni fa.
fa, mettiamo quando il Partito Salvo d'Azione è risolto dopo il fascismo e aveva, come voi sapete, una fortissima anche corrente indipendentista, perlomeno fino all'arrivo di Bussu dall'esilio, che invece era fortemente europeista e fortemente contrario all'idea di separazione della Sardegna. Quindi tutti i temi che in realtà sembrano del risorgimento invece ci toccano quasi ai giorni nostri, sui quali bisticciamo con passione, e bisticciare significa ancora delle speranze e passione politica. Accelerando, se no andiamo via troppo tempo, l'estetica della nazione in Sardegna, Micchio e Chimera e Marcello Schiuru, presentato da Rossali, scrive lo stesso in questo tema. Scegliere la patria, classe dirigente di risorgimento in Sardegna, è un giovane studioso, Nicola Gabriele, presentato da Valentina Fatta. Nicola Gabriele ha studiato in parte anche lui, più che i libri, i giornali del risorgimento, quindi il problema della censura, perché nel 1848 abbiamo avuto per la prima volta la Costituzione, che era lo statuto albertino che permetteva la libertà di stampa, ma quando un giornale, diciamo per esempio, se la prendeva troppo col governo, lo stesso Cavour cominciava a farlo sequestrare tutti i giorni finché, come dire, il giornale non smetteva. E quella non è libertà di stampa completa, è vero, perché, però, come dire, nella Costituzione c'era scritto che esisteva. E quindi sono temi molto belli, tra l'altro è uscito un libro importante intitolato Scegliere la patria, per una casa editrice, lo stesso importante, che si chiama Donzetti, autore anche all'Agardo, che è il presidente del Comitato Saldo per i 150 anni. Poi qui sono in triplo conflitto di interessi, due protagonisti assoluti del risorgimento sardo, Giorgio Astroni e Francesco Coccurtu. Verrà la ex direttrice di Stato, la dottoressa Marinella Ferrai Coccurtu. Stiamo parlando di Astroni, che vi ho già accennato, al grande ministro che la Sardegna ha avuto esattamente 100 anni fa. Il primo sardo, cioè che abbia occupato una posizione altissima dopo l'Unità d'Italia, la posizione era ministro di Agricoltura, Commercio e Industria, successivamente anche di Grazia e Giustizia. Quindi un personaggio di prima grandezza, ma soprattutto perché ha forgiato la prima legge che ha permesso le bonifiche in Sardegna, perfino quelle fatte dal fascismo 15 anni dopo. Naturalmente queste leggi arrivarono quasi all'inizio della prima guerra mondiale, immaginate che lo Stato non aveva i soldi per investire, quindi sono state rimandate. Quindi personaggi di prima grandezza, personaggi altamente positivi, naturalmente avevano nemici anche loro, ma hanno costruito, come dire, un destino diverso per la Sardegna. Noi oggi diciamo che stiamo male, ma per fortuna ci siamo dimenticati come stavano male i nostri bisnonni e trisnonni. Allora, se uno guarda come erano Urania, Zepiti o Cagliari 150 anni fa o 130 anni fa, si accorge di che cosa ha significato questa rete di investimenti straordinari, queste bonifiche e anche debellare la malaria. Infine, il movimento democratico nel risorgimento sardo, qui sono gli oppositori di Cavour, cioè quelli che stavano nella sinistra parlamentare di allora e che non erano d'accordo con le scelte, per esempio, di pareggio del bilancio fatte da Quintino Stella, che mise la famosa tassa su ogni chilo di grano macinato. Ma insomma, voi capite che ci avviciniamo molto quasi alla crisi attuale, dove siamo super tassati. L'ultima conversazione ve l'ho detta, sarà il nostro carissimo Pier Paolo Salice, che facciamo tornare non dall'esilio londinese, ma per parlare del suo libro Dal villaggio alla nazione, la costruzione del borghese in Sardegna, dove ci sono quasi qualche centinaia di pagine di Italia Muralis, quindi spero che tratti bene la sua comunità. Io credo di aver aiutato anche un bel po' in questa sua passione sfrenata, un libro che gli è costato molti anni di lavoro e che è un libro dedicato non solo a Muralis, ma alla costruzione di questa Sardegna nuova, che aumenta le sue produzioni agricole, ma per far questo le grandi famiglie che prendono in mano la classe dirigente per le batterie e attuano una strategia anche molto, molto dura di controllo del territorio e anche di investimenti. Per far questo anche Giampaolo ha dovuto frequentare gli archivi per 4-5 anni. Quindi adesso io do subito la parola all'amico Mario Cottardi, che comincerà a esporci il volume
libri Università della Sardegna del Settecento di Walter Faggio, che vi ripeto è un nome abbastanza noto perché per anni ha collaborato con l'Unione Sarda, sia nella versione in carta, sia nella versione digitale, quindi per computer e internet, e quindi Walter era, come dire, già avanti 10 anni rispetto a noi. Adesso, come dire, tra poco, come voi sapete, oggi in edicola non c'è il quotidiano Il Foglio di Giuliano Ferrara, che non esiste più su carta in Sardegna, perché evidentemente, pur essendo pensato il padrone del Foglio, lo stesso padrone dell'Universale, evidentemente già non conviene più distinguire un giornale che dovrebbe essere cultura, perché il sabato lo leggono tutti, anche quelli che non sono d'accordo con Giuliano Ferrara, perché ci sono bellissimi articoli, e quindi poi provocheremo vari incontrati di Walter Faggio, perché forse stiamo andando su una rivoluzione che non vedevamo da 500-600 anni, cioè passare dalla carta ai computer per leggere. Per centinaia di anni i nostri avi, quando non appartenevano, diciamo, a classi alte che potevano permettersi di comprare quei meravigliosi libri che cominciavano ad uscire anche senza censure della Chiesa 300 anni fa, e credo che una delle cose più appassionanti del libro di Walter Faggio sia stato scoprire che esistevano, per esempio, alcune copie della Ciclopedia di Leroy d'Alembert, cioè il libro più importante che uscì nel Settecento e che incrociò subito con la censura dei monarchi francesi, e attenzione, la censura piemontese era molto peggiore di quella francese, perché naturalmente la Francia era una grande, potentissima nazione, con probabilmente la classe intellettuale più avanzata del mondo in quel momento nel Settecento. Quindi scoprire che questa scoperta non è un caso, non è una fortuna, significa che tutti quegli anni passati in archivio, forse trascorrono nella famiglia, ma tanto ti ha perdonato, non lo posso dire, passati in archivio a controllare cosa scrivevano i notai, perché quando uno moriva 250-300 anni fa scrivevano uno a uno anche i libri, i titoli dei libri che aveva in casa. Naturalmente era difficile che fossero migliaia di volumi, erano pochi volumi, ma certamente oggi per comprare un'enciclopedia ci sarebbe voluto, come dire, vendere forse 50-100 ettari di terreno a Gramis, che erano i terreni migliori della Sardegna. Qui dovete immaginare che chi allora comprava libri e li leggeva era come se avesse comprato una Ferrari. L'altro grande tema, non so poi se questo lo tratterà più specificamente Mario Cottardi o lo stesso autore, è la rifondazione dell'Università di Cagliari. Tra l'altro Mario Cottardi, un giornalista coraggioso, sta cominciando una battaglia per far riaprire l'archivio dell'Università di Cagliari, che è chiuso da decine d'anni, e siccome diciamo, i professori universitari sono tutti, come dire, molto a volte selezionati, intelligenti, ma un po' gelosi dei documenti, non si rendono conto che invece i documenti e i libri vanno dati anche al popolo. Tra una settimana arriverà il presidente napoletano a Sassari, perché i sassaresi tengono l'università in modo straordinario, e non è un caso che appunto napoletano venga in forma ufficiale proprio per ricordare i 450 anni dell'Università di Sassari. Quello che è importante è che questo tocca il rapporto tra sardi e piemontesi, cioè la cultura che circolava a Torino era una cultura molto più scientifica e tecnica rispetto a quella che esisteva in Sardegna. L'eredità degli spagnoli era che noi amavamo molto la letteratura e un po' meno la matematica, la medicina, la botanica. Questo è uno dei temi più belli del libro di Walter Faggio, perché voi capite che una regione che aveva bisogno di bonifiche, di medici in ogni paese, guardate che stiamo parlando di un periodo storico nel quale non esistevano i medici condotti in Sardegna. I medici condotti in Sardegna sono arrivati, i primi sono arrivati 200 anni fa, quando i singoli paesi cominciavano a stabilire 1, 2, 3 ettolitri di grano, quindi ogni cittadino di Munario, di Bidassol, di Samazzai, doveva dare alcune decine di chili di grano per permettere al sindaco di arrivare a Cagliari, prendere il giovane laureato in medicina e dirgli: vieni nel mio paese e se sei bravo ti diamo anche più grano. Naturalmente non pagavamo unico le tasse che ci
stanno distruggendo, ma questo mi fotografa quanto sia stato importante 30-40 anni prima l'arrivo di questa riforma, anche molto dura, perché gli utenti ai saldi dicevano non state funzionando bene, anziché promuovere i migliori tendete a promuovere tutti. Riconosciamo anche i pregi della cultura piemontese, anzi vale la cultura piemontese, quindi dovremmo fermarlo. Però per dirvi che solo per i cioccolatini, per dirvi però come queste riforme delle quali si parleranno per ricordarvi e Walter Fabio hanno toccato poi la vita anche quotidiana dei sardi, cioè hanno permesso per esempio per la prima volta alla popolazione di non tornare più indietro. I sardi non riuscivano mai ad essere in 300.000 o 400.000, è chiaro, ogni carestia, ogni epidemia, ogni malattia non si riusciva a fermarla. Immaginate, ripeto, per fortuna noi dimentichiamo le cose brutte, quindi non ci ricordiamo di che cosa significava vivere nei paesi dei nostri avi anche 100 anni fa. Immaginatevi quei 100 anni fa che si perde anche al racconto. Ecco, questi libri hanno l'ambizione, e io credo che ci siano anche riusciti, perché gli autori, vi ripeto, non sono costati un mese di scrittura, ma 5 o 10 anni di scrittura. Non porto via altro tempo, la parola al dottor Maiuta. Sulla storia della Sardegna. Poi un ringraziamento non soltanto come relatore ma anche come semplice cittadino sardo, diciamo così, per l'attività che svolge un'associazione come questa è doppiamente meritoria, perché fa cultura e fa cultura non a Cagliari, dove è più semplice organizzare incontri come quello di stasera. Ma fa cultura nel centro dove è nata, cioè nel centro di un paese del Campidano, e fa cultura non una cultura spiccia, ma fa cultura alta, approfondita, non profonda, non solamente appunto, divulgativa o lieve. Insomma, quello che fa l'associazione è sostanzialmente una cosa che poi secondo me è il vero tema, forse potrebbe essere anche il sottotitolo del libro di Walter Fabio, ovvero la circolazione delle idee e della cultura, che può sembrare un aspetto banale, però in realtà non lo è. Perché? Allora, innanzitutto io voglio fare una premessa, cioè io non parlerò del libro di Walter per una questione molto semplice, perché sono un suo amico, un suo collega, un suo compagno di tante avventure, di tante battaglie anche, e quindi cioè, io per il lavoro che sono giornalista devo essere sempre distaccato, devo essere sempre terzo rispetto ai fatti che analizzo, che scrivo e che racconto. In questo caso sono fuori dall'ambito giornalistico, preferirei non farlo, e quindi questa premessa insomma la ritengo doverosa per una questione di onestà e correttezza. Però questo non significa che io non possa parlare di ciò che Walter ha scritto, dedicando tanti anni della sua vita, tanto impegno, tanta fatica. Tanta fatica perché? Perché Walter va ad analizzare un aspetto che può sembrare semplice oggi se lo guardiamo nel 2012, ma la circolazione della cultura, andare ad analizzare la circolazione della cultura in secoli passati, nel Settecento, è cosa ben altro che significa andare come ha fatto nelle biblioteche per avere quali volumi andare a cercare negli archivi, come diceva prima il professor Pile, andare che libri lasciavano nel testamento, che libri le persone compravano, e quindi quale idea arrivava alla Sardegna. Può sembrare oggi
una operazione neutrale, invece neutrale non è, perché per tanti anni si è creduto che la Sardegna fosse in una sorta di cassaforte immune alle correnti culturali che andavano da una parte all'altra dell'Europa e del Mediterraneo, non solo dell'Europa, e invece così non è. E questo, come dire, questo qui forse è uno degli ultimi lavori. Un altro è quello del vostro concittadino di Giampaolo, perché Giampaolo nel suo libro tratta, non in modo così approfondito, però tratta l'aspetto della circolazione della cultura e delle idee, fondamentale per la formazione di una nuova classe dirigente, come appunto quella della famiglia Cocco-Urtu, che Giampaolo analizza dagli albori fino agli anni al Novecento. Torno indietro, parliamo appunto di comunicazione, di quella circolazione di idee. Partiamo da oggi. Oggi è semplice, oggi è molto più semplice perché c'è internet. Sul web si può trovare di tutto, se uno è bravo, soprattutto se uno ha curiosità e sa navigare, riesce a trovare dei libri, può accedere a libreria digitale e scaricare un volume magari in lingua originale che nelle librerie dell'isola sarebbe impossibile trovare, anche utilizzando il peer-to-peer, i programmi per il cosiddetto download illegale. In realtà ci sono testi legalissimi che si possono scaricare e molti ricercatori dell'Università di Cagliari lo fanno, proprio perché è difficile in altro modo andare in una libreria, qui ordinare un libro magari ti arriva dopo un mese, mentre lì basta mezz'ora di download e si ha il libro a disposizione. Ci sono dei siti specializzati. Basta pensare a Wikipedia, che più o meno tutti conoscono, che con tutte le sue tracce, con tutte le informazioni sono precise, però è uno strumento formidabile. Oggi noi, prima professor Pira, facciamo l'esempio di Giampaolo, che forse ci sta guardando con una webcam. Ecco, potremmo comunicare noi questa conferenza di oggi dall'altra parte del mondo, a Sydney per esempio, senza nessun problema. È il cosiddetto web 2.0. Per usare un'espressione che a me piace molto, è la comunicazione che migliora comunicando. Una frase di Michelangelo Pira che ha scritto nel 1970, pensando, immaginando, auspicando una società come forse un po' quello di Emma si avvicina, dove non ci fossero delle barriere fra io che comunico e voi che ascoltate, dove una persona può essere, come in questo caso, dall'altra parte del mondo e ascoltare interagire con noi. Web 2.0 perché a differenza degli albori di internet, dove c'era una persona come che scriveva, che produceva una pagina e il fruttore che la leggeva, un po' come sono i quotidiani oggi, è diverso, si può interagire, si può dibattere, e questo favorisce in modo enorme, in modo dirompente, una rottura incredibile con il passato, favorisce, dicevo, la circolazione delle idee e quindi la democrazia e quindi il progredire della società. Ecco, l'isola in questo, se vogliamo, è stata all'avanguardia non soltanto per questa magnifica edizione del 1970, pensate bene, 40 anni fa, 42 anni fa, è inimmaginabile, insomma, pensare una comunicazione del genere. Dicevo, l'isola è all'avanguardia perché ha prodotto, come dire, i primi siti web, il giornale, l'Unione Sarda, il primo sito web europeo, il quotidiano, tanti provider, insomma, che tutti conosciamo. Ecco, quindi dicevo, è molto semplice. Prima non era così. Prima comprare i libri costava, non tutti si potevano permettere di comprare i libri. Prima l'idea e la cultura circolava sostanzialmente attraverso la forma scritta, quindi attraverso i libri.
e veniva prodotta fondamentalmente non oggi in modo come oggi in modo diffuso, ma sostanzialmente nelle università. E quindi perché è importante il libro di Walter? Perché va a analizzare attraverso una approfondita ricerca storica documentale le idee che sono arrivate in Sardegna dall'Europa. Prima si citava appunto l'Enciclopedia, ma ci sono tante altre opere, tanti altri fermenti che sono arrivati dall'Illuminismo e che poi hanno, non dico messo alla luce, però sicuramente avuto una reazione in Sardegna, nelle persone hanno iniziato praticamente ad aprire appunto, come si diceva prima, anche una cultura tecnica e scientifica molto maggiore. Pensiamo appunto alle riforme che sono avvenute, e poi questo sono sicuro che Walter ne parlerà in modo più approfondito rispetto a me, nella seconda parte del Settecento sardo, sono dovute anche a questa forma, a queste idee che sono arrivate, le innovazioni nell'agricoltura, nella scienza dell'amministrazione, nell'organizzazione dello Stato, senza parlare poi di tutti i fermenti culturali che hanno avuto attuazione nell'Ottocento, nel secolo successivo. Pensiamo soltanto alla riforma del codice penale, insomma noi abbiamo avuto una riforma del codice penale, se non mi ricordo male, intorno agli anni 30 dell'Ottocento, che per alcuni versi non recepiva, era stato abbastanza scandaloso, perché non recepiva neanche quelle impostazioni che in altri contesti erano specifiche, cioè sì, era prevista ancora la natura nell'Ottocento. E invece, dicevo prima, Walter dice che no, non è così, la Sardegna non sempre è stata chiusa, non sempre siamo stati immuni a questi virus culturali, quindi sono, mi piace chiamare questi virus culturali che si muovevano nel continente europeo e che invece hanno interessato anche l'isola, per fortuna, anche quando quindi, non erano sempre progressivi e portatrici di democrazia, ma perlomeno si produceva un dibattito. Walter ha preso in considerazione sia degli archivi privati, sia delle biblioteche private, che sono fondamentali, e sono sostanzialmente atti, documenti e libri che appartengono alla classe dirigente tra 700 e 800 significa parlare persone, come diceva il professor Pira, persone benestanti, quindi parte dell'aristocrazia, parte di quella cosiddetta nobiltà di toga, ovvero persone che, pur essendo aristocratiche, erano nobili e, come dire, una burocrazia agiata, potremmo tradurlo come parole di uso comune oggi. Persone che comunque si stanno bene. Però fermenti sono arrivati anche in momenti di rottura. Buona parte delle idee rivoluzionarie provenienti dalla Francia sono arrivate in Sardegna nel periodo rivoluzionario, proprio con l'invasione, con la tentata invasione della Francia. Per cui, come dire, questo mito dell'isola di una da certi fermenti culturali non è vero neanche questo. Però, e qui mi avvio a conclusione, quanto anche abbastanza tempo a voi che siete qui, che siete venuti per ascoltare un certo me, ma parte del fatto il giorno. Insomma, l'opera di Walter, io leggendo questo libro, l'opera di Cipolla ne parlerà lui, l'ho trovato particolarmente importante proprio per questo motivo qui, perché è
ribadisco, perché a me piacciono molto i libri che rompono, con una tradizione abbastanza stantia, che vede l'isola una sorta, nel bene e nel male una sorta di isola felice, mentre invece è bello parlare della complessità che c'è in Sardegna e anche insomma della difficoltà con cui ancora oggi certe idee arrivano. Ma è quello che ha fatto Walter, è difficile anche perché, e ritorniamo al discorso che si accennava brevemente prima, non sempre le fonti sono aperte. Io sono sicuro che l'opera di Walter, ormai fra qualche anno, questo è un auspicio che faccio, potrà essere ripubblicato con una edizione aggiornata, perché appunto tra un po' verrà aperto per la prima volta dopo 20 anni di lavoro un archivio dell'Università di Cagliari. Uno dice, vabbè, cosa c'è nell'archivio? Gli archivi ce ne sono tanti. E invece l'archivio dell'Università di Cagliari è una fonte inestimabile per la Sardegna, per quanto riguarda non soltanto la materia di Walter, ma per quanto riguarda un sacco di materie. Ci sono così tanti documenti che si può analizzare la storia dell'isola da un sacco di prospettive diverse. Fare un studio scientifico, vedere le persone che hanno studiato in Sardegna, dove sono andate a finire, perché in molti casi studiosi sardi, come accade anche oggi, sono andati a studiare fuori, si sono specializzati fuori, c'è stata una sorta di fuga di cervelli a Tenita. È vero il contrario, sono arrivate persone di alta cultura a insegnare qui. Tutto questo però si può sapere, non si sa. Non si sa perché per 20 anni questo archivio, nonostante ingenti finanziamenti pubblici, è stato tenuto chiuso, diciamo così, tenuto chiuso per una sorta di estrema gelosia, finito prima il professor Pila, però quando si tratta di fondi pubblici la gelosia non ci deve essere. Io faccio questa piccola parentesi polemica, perché appunto l'archivio è stato chiuso per 20 anni, mentre quello dell'università di Sassi è stato finanziato, riordinato e aperto, e ha dato la possibilità a tanti studiosi, ottimi studiosi, giovani, anziani o semplici studenti di università autoritana, di avere accesso a questo tesoro che è nascosto invece a casa. Quindi io concludo e do la parola a Walter Fabio. Grazie intanto di nuovo Mario, che è l'ultimo che ha parlato. Apro subito una parentesi: se quell'archivio aprirà, sarà anche e soprattutto merito di Mario Gottardi, perché Mario Gottardi ha avuto il coraggio di scrivere un'inchiesta su Unione Sarda, che è pubblicata recentemente, che ha reso pubblico il problema, un problema che appunto si medie conosciamo solo forse gli studiosi, e da oggi è il problema della pubblica opinione. L'archivio dell'Università di Cagliari è l'archivio di tutti, è l'archivio pubblico. Giustamente Mario, come dire, lancia questo appello, insomma. Deve riaprire anche questo. Ce lo auguriamo tutti e sicuramente saremo tra i primi a fare richieste di consultazione, insomma, il giorno in cui arriviamo. Grazie ancora a Canè, grazie a Giampaolo Salice per avermi invitato, grazie a Stefano Pira, grazie al mio editore coraggioso AMD, a Maria De Lu, che è sempre qui presente, che ci segue, che io ringrazio ogni volta che presento il mio libro.
Oggi cercherò in realtà di, se posso, di introdurre l'argomento della storia del libro e di giungere poi al tema più specifico del mio studio, partendo dai contorni, ecco, vi proietto nei contorni della grande storiografia europea e francese. Parto da lì, parto da questa fase introduttiva per cercare anche di rispondere alla domanda che cos'è il libro, perché io ho studiato il libro e l'ho dovuto fare acquisendo quelle che sono le chiamiamole metodologie di ricerca che una scuola, soprattutto la scuola francese, ci ha insegnato. Quindi io vi voglio spiegare, sommicare naturalmente, quali sono questi percorsi storiografici. Perché parlare del libro, che è un oggetto quotidiano, può significare parlare di un grande argomento di ricerca. Poi entrerò nel merito dello studio, con la parte dedicata alle biblioteche e quindi concluderò parlando dell'università, della riforma dell'università. Quindi brevemente, insomma, schematizzo i tre punti. Dicevo, il tema libro è un tema suggestivo, un tema che ci proietta una grande storiografia europea, una storiografia in particolare francese, e voglio cominciare anche a citare qualche titolo che vi suggerisco caldamente, insomma vi dico, se l'argomento vi piace, andatevi a comprare questi libri che vi indico, perché sono certo che non vi pentirete. Cito intanto Ascoltare il passato con gli occhi, che è un libro recente, un libretto recente, pubblicato alla Terza, di Roger Chartier. Stiamo parlando di uno dei massimi storici europei, professore del Collège de France, professore della cattedra Scrittura e Cultura dell'Europa Moderna, Écrit et Culture dans l'Europe Moderne, che è una cattedra prestigiosa, che è stata la cattedra di Baudelaire, per intenderci. Chartier, che tra l'altro ha diretto anche una monumentale storia dell'edizione francese assieme a un altro grande storico che è Henri Martin, ha tenuto una lezione inaugurale nel 2007, proprio quando gli è stata conferita la cattedra di cultura e scrittura dell'Europa Moderna, ha tenuto una lezione inaugurale dove ha tracciato proprio contorni di cui accennavo prima, cioè i contorni della storia del libro e della storia della lettura. Ecco, nel far questo Chartier intanto inquadra i maestri che ci consentono ancora meglio di capire di cosa stiamo parlando, no? E cita Lucien Febvre, un altro grande storico francese, fondatore assieme a Marc Bloch della scuola del Nau, che ha scritto nel 1958 un'opera irrinunciabile per chi vuole studiare il libro, che è appunto La nascita del libro, un'opera che è stata pubblicata recentemente dalla Terza proprio nell'anno scorso, nel 2011, e che ha un merito straordinario, a parte fatto che è un'opera accessibile, perché è scritta da dei grandissimi che insomma è inutile che io mi dilunghi a spiegare chi è Lucien Febvre. Ecco, è un'opera accessibile che incasella in un unico grande affresco tutte le possibili letture, scusate questo gioco di parole, che noi possiamo applicare allo studio della storia del libro. Questo passaggio è importante perché
ci consente di capire che il libro può essere studiato autonomamente e soprattutto attraverso molteplici punti di vista, cioè attingendo da varie discipline, da varie fonti del sapere. E soprattutto perché in questo modo noi siamo in grado di, attraverso il libro, fare storia della cultura. Come? Beh, per esempio, seguendo lo schema di Abunk, apparizione di un libro, che è il titolo francese, appunto, per la nascita del libro, noi possiamo analizzare il commercio, possiamo analizzare la geografia, la produzione, l'aspetto del libro, anche i sentimenti del lettore, poi qui passiamo in un altro campo, perché passiamo alla storia della lettura. Insomma, dal libro come oggetto, questo oggetto quotidiano che noi teniamo tutti i giorni a disposizione del nostro comodino, dal libro, uno storico della cultura, può ricostruire una dinamica, una grande dinamica di storia sociale. Assieme a Apparizione di un libro, che è uno dei capisaldi per capire come si studia il libro, cito un'altra opera fondamentale, che per me è stata fondamentale e che purtroppo non è tradotta in italiano, che è il libro Esercitato dalla Francesca del Centro. Cito il titolo tradotto per facilità di comprensione, che è un grande lavoro collettivo diretto da François Fouret, altro grande padre della storiografia francese ed europea. È un'opera del 65 dove con 11 collaboratori Fouret porta avanti un'indagine storica e sociale sul libro, parallelamente rispetto al lavoro di Ferri, ma con un'ampiezza di sguardo diversa. Nell'opera, nel libro Società, libro Société, si parla di letteratura popolare, penetrazione del libro nei ceti popolari, si parla di soprattutto lettura e ricostruzione delle mentalità collettive attraverso le letture, che è un argomento straordinariamente affascinante, che è un po', come dire, pezzo del lavoro che io in parte ho fatto, in parte dovrò fare, speriamo, se ne avrò la forza e se ne avrò le risorse per sapere. E poi Fouret ci insegna, il gruppo di Fouret ci insegna a analizzare le biblioteche, ovvero indica una metodologia, che è una metodologia di carattere quantitativo, delle suddivisioni tematiche, che è diventata, che ha fatto scuola e che io ho utilizzato per il mio lavoro. Ecco perché cito questi grandi, perché stanno alla base della mia ricerca e perché senza di loro oggi noi non potremmo studiare la Sardegna, senza questi punti di riferimento non potremmo studiare la Sardegna. Ritorno a Chartier. Un altro contributo fondamentale è quello di Donald McKenzie, che è un bibliografo neozelandese. Perché citiamo Donald McKenzie? Perché lui soprattutto ha studiato le forme attraverso le quali il libro è divulgato. Fondamentale, aspetto decisivo, cioè le forme, come sapete, possono essere manoscritto, stampa, orale. Questo ci porta a ribadire un altro concetto decisivo per il studio del libro, ovvero che non esiste una rappresentazione di un testo stabile, ideale, fissa. Cioè, questo libro, quello che noi vediamo qui, è una delle forme attraverso le quali si può divulgare uno scritto. Proprio oggi, accennavamo prima, queste forme si stanno rivoluzionando. Chartier ci diceva,
esiste quindi una doppia storicità, ossia la storicità dalla quale dipende lo scritto, cioè la dinamica, chiamiamola culturale, dentro la quale lo scritto è inserito, e poi la storicità relativa alle forme materiali attraverso le quali lo scritto viene divulgato, che non sono assolutamente indifferenti nel momento in cui noi dobbiamo studiare il percorso dello scritto, il percorso storico di questo scritto. Vi faccio degli esempi. Se pensi alle varie edizioni teatrali, alle edizioni dei scritti, per esempio, delle opere teatrali effettuate sulla base dell'ascolto. Ci sono opere shakespeariane che all'epoca venivano in qualche modo trascritte esclusivamente solo perché erano state ascoltate in teatro, cioè erano delle opere che sfuggivano al controllo dello stesso autore, degli editori. Questo profilo, tra l'altro, è stato ed è preso in considerazione dalla critica shakespeariana in maniera edizioni. La storia delle edizioni è un altro degli aspetti che non possiamo non considerare nel momento in cui facciamo storia del libro. Altro esempio. Pensate alla sbobinatura di un testo e alla revisione del testo stesso da parte dell'autore. La sbobinatura ha una sua autonomia e una sua, come dire, caratteristica, che sarà sicuramente diversa da quella dello scritto revisionato dall'autore. Se prendiamo ad esempio questi due scritti e seguiamo il percorso storico di due scritti così distinti, stiamo parlando di cose diverse, che evidentemente avranno impatti diversi, proprio per la diversa natura che li contraddistingue. Allora, questi passaggi perché? Perché io, nel momento in cui mi occupo di storia del libro, lo intendo soprattutto come fermento sociale. Cioè intendo il libro come diffusore di idee e il libro come diffusore di idee deve essere declinato attraverso tutte queste, chiamiamole, dinamiche di ricerca storica differenti. Lo scritto, poi, come dicevamo prima, come è stato detto da Stefano Pira, come è stato accennato anche da Mario Gottardi, oggi sta subendo una rivoluzione importante, una rivoluzione che non si è mai presentata nella storia dell'umanità. Se noi schematicamente possiamo ricostruire i percorsi fondamentali, i passaggi fondamentali della mutazione dello scritto, cioè tra il secondo e il quarto secolo, il passaggio dalla pergamena al libro impaginato, quindi dal volume al codex. Nel Medioevo, tra Medioevo e età moderna, l'affermarsi della lettura visiva, e tra il 700 e l'800 l'affacciarsi alla lettura estensiva di libri, ma anche la diffusione tra più ceti, tra ceti sociali diversi. Oggi noi assistiamo nell'ambito delle dinamiche, diciamo, di lettura e di divulgazione dello scritto a quella che probabilmente è la rivoluzione in assoluto più significativa, cioè tra la trasformazione del materiale attraverso il quale viene diffuso lo scritto a virtuale, digitale, da oggetto a virtuale. Questo passaggio è in discussione, se ne parlerà tanto. Gli esiti di questo processo, non li possiamo conoscere, sono in discussione e certamente il problema fondamentale che anche questo passaggio, questo percorso vuole riflettere rispetto alla
all'esigenza basilare di tutti è quella di tenere ferma la memoria. Ecco, questa esigenza di tenere ferma la memoria, di fissare la memoria e di fissarla ad oggi e in futuro anche con strumenti digitali, porrà sicuramente dei problemi differenti rispetto a quelli che sono stati affrontati sia nel logico sia nel parte dello scritto. Uno dei quali, e poi passo a discutere del mio libro, sarà quello legato alle motivazioni che ci porteranno, che porteranno la comunità umana a osservare i prodotti scritti in digitale. Le motivazioni saranno esclusivamente quelle di tenere fermo un prodotto culturale, o più che mai saranno motivazioni di carattere commerciale. Questo è il problema che oggi ci poniamo nel momento in cui parliamo delle grandi iniziative di Google, di Books, nel momento in cui parliamo delle grandi iniziative, delle grandi multinazionali della gestione del web. Detto questo, fatta questa breve introduzione necessaria, giusto per inquadrare alcuni aspetti molto generali sulla storiografia legata alla storia del libro, entro nel merito del mio lavoro. È stato accennato, insomma, è assolato che la Sardegna, secondo il 700, sia stata sicuramente attraversata da un villaggio culturale. Le tracce dei lumi, del giusnaturalismo, del newtonianesimo, del razionalismo, sono presenti nei trattati dei docenti che hanno insegnato nelle università riformate. Cioè sono presenti con riferimenti espliciti, i trattati dei docenti sono stati anche recentemente studiati e approfonditi soprattutto in una serie di saggi di Giancarlo Nannoni e Silvia Conti, che sono Nannoni, un storico dell'idea, storico della filosofia, e Silvia Conti, che è una giovane ricercatrice di università. Ecco, gli atenei sardi rifondati dal ministro Lorenzo Boggino tra il 1764 e il 1765 contribuiranno appunto a rifondare una nuova, diciamo, cultura e soprattutto una nuova generazione di intellettuali. E poi saranno in grado questi intellettuali di raccogliere gli stimoli culturali della cultura europea e di farne tesoro con una grande rivoluzione letteraria, farne tesoro anche ponendosi alla guida dei molti rivoluzionari di fine secolo. I nomi di questa nuova, di questi homines novi, questa nuova leva intellettuali formati nelle università rifondate sono quelli di Fratelli Simon, sono quelli di Faustino Weiler, lo stesso Gioi, Giuseppe Cossu. Insomma, stiamo parlando di una classe importante che ha lasciato un segno fondamentale della stessa. Molti studi hanno affrontato il tema della circolazione delle idee e io sono partito su un altro piano adesso, un altro piano storiografico, potrei dire, sono partito da questi studi, un altro piano rispetto a quello che citavo prima, quello della storiografia europea, sono partito da questi studi per ricostruire la rifondazione dell'università sarda, la circolazione. Sono gli studi di Venturi, Uffiletti, Soggio, di Renco, perché sono veramente tanti, Giuseppe Recuperati, che nell'86 ha scritto un saggio che ha riaperto il dibattito su questo tema, ma anche Italo Di Rocchi, Antonello Mattone, Piero Sani, Giacomo Orbi, Giancarlo
recente ha preso avvio il mio lavoro. È un lavoro che poi si è calato nel, come è stato detto, ripetuto, nella parola archivio. Nella rilettura dei documenti d'archivio, in parte conosciuti, in parte non conosciuti, e nella scoperta delle biblioteche. Le biblioteche, ecco, uno dei due temi appunto centrali di mio saggio. Le biblioteche private della Sardegna settecentesca, in particolare anche del primo Ottocento, sono poche, quelle degne di nota, quelle che hanno certamente raccolto grandi collezioni, e sono un ambito quasi totalmente inesplorato. Come diceva prima Stefano Mira, non è stato facile recuperare quegli elenchi di libri che erano ricompresi nelle cause civili e in particolare nei resoconti notarili delle notarità, che all'interno di faldoni di centinaia di pagine improvvisamente riportavano anche titoli, editori e anche pubblicazione. Non è stato facile, perché? Perché naturalmente non esiste certamente un indice dal quale si può attingere e attraverso il quale ci si può orientare. Bisogna sfogliare queste vecchie carte polverose e sperare di individuare prima d'occhio e poi dopo scoprire questi elenchi puntati. Hanno delle caratteristiche questi elenchi. Sono inconfondibili, perché diversamente dagli elenchi delle vetolaie, diciamo, delle eredità, dei lasciti, gli elenchi dei libri coprono tutta la pagina, perché oltre al titolo bisogna aggiungere anche gli altri elementi caratteristici dello scritto, quindi la pubblicazione, l'editore. Mentre un elenco di beni d'uso quotidiano si conclude con l'occupazione di una parte del foglio, quindi sto svelando un segreto che potrete magari applicare nella vostra ricerca d'archivio, se volete. Quindi, attraverso i criteri che ho già citato prima, che sono stati indicati dallo studio di Fiorelli verso Siete, ho individuato questa serie di inventari tratti dalle cause civili tra gli anni 70 del 700 e gli anni 30 del secolo successivo, selezionando prima di tutto l'appartenenza gettuale delle parti coinvolte, cioè io ovviamente selezionavo le cause che coinvolgevano il clero, la nobiltà, la borghesia cittadina, insomma chi poteva possedere libri sardegni nel 700. Libri che all'epoca noi pensiamo potessero non essere più considerati solo esclusivamente come oggetti, cioè quello che Kant, come mi piace citare quando parlo del mio libro, definiva nella metafisica dei costumi opus mechanicum. No, non erano più esclusivamente oggetti, cioè oggetti che appartenevano alla cliente, ma cominciavano a diventare prodotti indirizzati a un pubblico vasto e che quindi potevano diventare attraverso una dinamica discorsiva, trasmissione, trasmettitore di idee, denunce, progetti. Con questo il senso di una ricerca come la mia, cioè dire, se questi libri esistevano in Sardegna, vuol dire che trasmettevano degli stili, non semplicemente appartenevano a un grande proprietario e restavano lì in quella biblioteca. Insomma, qui si apre un discorso che sarebbe lungo sul fuso di questi. Marina Rogero, che è una storica delle idee, in un libro intitolato Le carte piene di sogni, descrive che il libro in età moderna era anche appannaggio, veniva utilizzato anche dagli aventizi dei marginali, scrive lei, sine litteris, cioè chi non aveva le possibilità né culturali né materiali per averlo. Questa è la rivoluzione del proprio Settecento, come accennavo. Quindi tutto nell'ottica
inteso come superamento di un oggetto a sé stante. Allora, tornando al saggio, questa selezione cellulare di cui parlavo prima, che mi ha aiutato a selezionare appunto i materiali d'archivio, ha preceduto quella cronologica, perché io ho dovuto isolare un arco temporale abbastanza vasto, cioè di 50 anni, altrimenti non avrei potuto registrare delle mutazioni significative tra le biblioteche, cioè tra le composizioni, tra le dominanze tematiche, tra le lingue dei volumi stessi, tra le dominanze delle lingue, tra le dominanze dei tempi. E per esempio, una delle prime biblioteche che ho lavorato, quella del Conte di San Lorenzo, Giuseppe San Giusto, è quella del Marchese di San Massimo, Giuseppe Simon Carcassona. Ecco, tra queste due biblioteche ci sono delle differenze sostanziali. La prima biblioteca quasi esclusivamente di testi latini, di testi riferiti alla cultura religiosa, di manuali, come si dice, catechismi piccoli, gelsali, come per chiamare il nostro Giuseppe Cossu. La seconda biblioteca invece di libri francesi, di libri della grande cultura dei lumi, è una biblioteca che ha all'interno lumi di Voltaire, di Diderot. Insomma, nell'arco di 50 anni, due biblioteche tipo appartenenti a due rappresentanti dell'aristocrazia sarda, due piccoli feudatari, sono specchio, rappresentano quello che è la mutazione degli interessi culturali e, in questo caso, sociali dei loro proprietari. Quando io ho trovato i volumi di Muratori, della Pubblica Felicità o le dissertazioni sull'antichità italiana, o la scienza della legislazione di Finangeli, o la inviata di Voltaire, ma anche l'Emile di Rousseau, certamente sono rimasto quasi stupito, perché non pensavo che in epoca di censura, come ha ricordato Stefano Pina, in una regione, in un angolo del regno isolato anche geograficamente, potessero giungere volumi di questo livello. E questo naturalmente mi ha portato a pensare se questi libri giungevano qui, o se i proprietari li acquistavano, come è probabile, in continente, vuol dire che c'era un interesse non semplicemente legato alla volontà di possedere e collezionare quel libro, ma c'era un interesse a entrare in quella cultura, a capire perché si pubblicavano quei volumi e capirne i contenuti. Sto scolando? Sì, io magari faccio così. Adesso io interrompo sul discorso dei libri, concludendo, e vi do la possibilità di intervenire, perché mi rendo conto che sono andato meno 10 e non voglio parlare oltre i 30 minuti che ho visto, se li ho raggiunti in questo momento. Interrompo raccontandovi che nelle pieghe degli inventari, e questo lo racconto sempre quando presento il mio libro, perché è un esempio interessante che restituisce la ricchezza della varietà di queste biblioteche. Io non ho trovato solo testi di lumi, ma per esempio ho trovato dei testi appartenenti alla biblioteca San Giusto della poetessa messicana Juana Inés de la Cruz. Io la cito sempre perché è straordinariamente interessante leggere questa poetessa del 600, figlia di un nobile spagnolo, che a causa della sua passione letteraria praticamente fu discriminata, fu prima chiusa in convento e poi fu costretta a spogliarsi di ogni sua ricchezza e abbandonare persino la tunica semplicemente perché
e scriveva poesie. E perché quindi nelle cose, come spesso capitava all'epoca, e gli accusatori di poesia. E quindi nel 1895 i suoi scritti, così intensi e realistici, sono presenti nella Biblioteca San Giusto. E il fatto che sia un testo della fine del Seicento non significa che non fosse un testo carico di idee, per cui è carico di stimoli. Ognuno dei libri che io ho trovato nella Biblioteca Sante meriterebbe un'analisi specifica, un racconto. Ecco, un racconto che naturalmente ci apre miliardi di orizzonti, miliardi di aspetti. Io ora, se siamo d'accordo, mi interromperei, non parlo di università, mi interrompo, così magari se volete discutiamo e poi se avremo tempo riprendo il discorso dell'università, se no ci sono tempo, insomma. Quindi a voi la parola.